Dopo 33 anni il ricordo e l'affetto verso l'appuntato Luciano Milani, barbaramente ucciso a Bardi da un rapinatore, sono ancora vivi nella memoria delle istituzioni e dei cittadini. Il Duomo di Berceto festeggia 1300 anni. Per l'occasione l'amministrazione comunale ha invitato domenica un noto studioso del periodo medievale, Franco Cardini. In molti domenica hanno ammirato le bellezze del centro storico di Borgotaro visitando i monumenti più importanti, compreso Palazzo Picenardi, eccezionalmente aperto al pubblico. La leggenda di San Martino, che donò il suo mantello ad un mendicante, è stata riproposta a Compiano domenica scorsa in un simpatico momento di festa con la musica degli Enervia. Fine settimana da scordare per le formazioni della Valtarese Basket impegnate nei campionati regionali. I Diavoli Rossi hanno perso a Parma con il Vico, le ragazze sono state fermate a Reggio Emilia. Buonasera telespettatori di RTA, si apre da Bardi il giornale questa sera con la cerimonia di commemorazione che ogni anno da 33 anni ormai l'amministrazione comunale e la compagnia carabinieri di Borgo Valditaro e di tutte le stazioni del territorio fanno per ricordare e appunto commemorare la figura dell'appuntato Luciano Milani, barbaramente ucciso dopo una rapina in una filiale di una banca proprio a Bardi. Il servizio. Sono trascorsi 33 anni da quel terribile giorno nel quale l'appuntato dei carabinieri Luciano Milani, all'epoca effettivo alla stazione di Bardi, veniva barbaramente ucciso a soli 39 anni da un malvivente, risultato poi un terrorista che poco prima aveva rapinato insieme ad un complice una banca del capoluogo valcenese. 33 anni che non hanno minimamente scalfito l'affetto, il ricordo e la riconoscenza verso il militare che nel compimento del suo dovere non esitò a mettere a repentaglio la sua vita perdendola. Ieri mattina, 19 novembre, si è rinnovata la semplice ma sentita cerimonia di commemorazione che ha visto la presenza del sindaco Giuseppe Conti, del prefetto vicario della provincia di Parma Michele Formiglio, del generale di brigata Marco Fornasini e del tenente colonnello Giorgio Sulpizzi, comandante del reparto operativo del comando provinciale Carabinieri di Parma. Tutti si sono stretti accanto alla vedova di Milani, Maria Ferrari, e a una delle figlie del caduto, Anna. Il capitano Giuseppe Marletta, comandante della compagnia Carabinieri di Borgotaro, insieme a tutti i carabinieri in servizio a Bardi e Varsi, i militari in congedo, tra i quali alcuni che prestarono servizio con l'appuntato Milani, in particolare il comandante della stazione di Bardi all'epoca, non hanno voluto mancare alla cerimonia, comprese le autorità religiose e diversi cittadini di Bardi. Prima si è tenuta una liturgia della parola con brani molto toccanti, celebrata da Don Luigi Pini, parroco della chiesa di San Giovanni, seguita dalla deposizione di corone di fiori in via Randora Star, all'esterno del parco giochi intitolato al graduato e in località Ponte Raffi, dove Milani venne ucciso. La cerimonia ha avuto il suo momento più commovente nella breve rievocazione fatta in suo ricordo, nella quale l'eroismo del gesto dell'appuntato Milani è stato sottolineato dal sindaco Conti, che ha rivolto un commosso pensiero ai familiari del graduato, evidenziando la gratitudine della popolazione di Bardi nei loro confronti e nei confronti dell'arma dei carabinieri, verso la quale ha ribadito l'incondizionata stima e l'altissima fiducia nutrita in suo favore, evidenziando come l'arma da lunghissimo tempo sia un sicuro baluardo della comunità civile. Ha esaltato l'eroico gesto di Milani e ha rivolto un emozionato e molto gradito pensiero a tutti i caduti dell'arma, delle forze dell'ordine e delle forze armate, tra cui quelli che hanno perso la vita in Afghanistan. Il generale Fornasini, prendendo la parola, ha ringraziato il sindaco, la popolazione presente e soprattutto i congiunti della vittima, ai quali ha rivolto un commosso saluto, evidenziando l'incondizionata abnegazione e la dedizione in favore della comunità in cui il graduato viveva, con la moglie e due bimbe di 2 anni e 2 mesi. Non ha mancato di sottolineare l'indissolubile legame da sempre esistente tra ogni centro e la propria stazione carabiniere, dove i membri fanno parte a pieno titolo della collettività, elogiando infine la condotta dell'appuntato Milani quale raro esempio di virtù militare ed altissimo senso del dovere, spinta fino al punto da sacrificare il bene supremo, ovvero la propria vita, per l'affermazione della legalità ed il contrasto alla violenza. Le sue parole conclusive, "non c'è amore più grande che dare la vita per i fratelli", sono state sottolineate dai presenti con un lungo commosso applauso che ha terminato la toccante cerimonia.
Ci spostiamo a Berceto perché in occasione dei 1300 anni del Duomo che si festeggiano proprio quest'anno, l'amministrazione comunale ha invitato per l'occasione Franco Cardini, noto studioso del periodo medievale. Cardini visiterà il Duomo, si tratterrà un'intera giornata a disposizione dei cittadini e terrà una conferenza all'interno del Duomo alle ore 17 di domenica prossima, 25 novembre. Il desiderio è quello di recuperare e sottolineare il ruolo di Berceto come tappa fondamentale dell'intero percorso della Via Francigena. Sarà una giornata ricca di culture e di spunti progettuali. Inoltre Cardini inaugurerà il selciato di Piazza San Moderanno, recentemente ultimato con l'eliminazione dell'ultimo tratto di asfalto che corrodeva le mura del Duomo. I lavori sono stati resi possibili grazie alla maestria di artigiani locali e i finanziamenti ottenuti da privati e dall'amministrazione provinciale. A mezzogiorno, al termine della messa solenne celebrata proprio in Duomo, si terrà la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro. L'ufficio elettorale del comune di Albareto informa che entro il 30 di questo mese scade il termine per presentare la domanda di inserimento nell'albo degli scrutatori proprio del comune di Albareto. E ora ci spostiamo a Borgo Taro, dove domenica è stata una piacevole scoperta del centro storico borgotarese per quella parte di visitatori abbastanza nutrita che ha deciso appunto di scoprire i palazzi storici del capoluogo della Valtaro. È stata una piacevole scoperta del centro storico borgotarese, quella fatta da molti visitatori in concomitanza con l'apertura al pubblico di Palazzo Picenardi. Apertura resa possibile dalla disponibilità della famiglia Marchini Camia, proprietaria dello storico immobile, nonché dal fattivo impegno del Fondo Ambiente Italiano di Parma e dell'Associazione Ricerche Storiche Valtaresi Antonio Emanueli, che hanno curato l'organizzazione dell'evento. Si è trattato innanzitutto di un'opportunità importante per visitare uno dei più significativi palazzi di Borgo Taro, che ha tra l'altro ospitato diverse volte la duchessa Maria Luigia durante i suoi viaggi in Appennino. Un palazzo carico di storia e con tante cose interessanti da vedere. La cosa bella è proprio che sono mobili, arredi, decorazioni degne di un palazzo, di una famiglia aristocratica cittadina, cioè di una città, come poteva essere Borgo Taro dal 500 in poi, colta, raffinata e intelligente, attenta alle novità. Pensiamo solo a Francesco Picenardi e al tema della musica, al tema dell'orchestra che lui fece di dilettanti che stupì il Gervasoni nel 1790, quindi un nobile che fa il direttore d'orchestra a Borgo Taro, e tutto questo è conservato in un senso del vivere, del muoversi, del camminare, del gestire un palazzo che è come un cappotto di famiglia che ci si mette addosso e che se li sente comodo, vivo e nello stesso tempo splendido. Questo palazzo è un gioiello che fa vedere come Borgo Taro fosse una città già allora e non solo oggi, e quindi l'obbligo che noi abbiamo è di un'eredità che dobbiamo rispettare, dobbiamo trasmettere ai nostri figli. Qui ogni pietra, ogni affresco, ogni decorazione è stata fatta per essere trasmessa ai figli, è quello che dobbiamo fare anche noi oggi. L'evento è stato anche occasione per organizzare un giro turistico attraverso il centro storico del capoluogo valtarese a beneficio dei visitatori forestieri, che ne hanno potuto conoscere meglio gli angoli maggiormente caratteristici e gli edifici più importanti. Avevamo preparato un opuscolo in modo che anche singolarmente queste persone potevano fare un giro per il paese, e lungo il quale noi avevamo messo anche delle frecce indicatorie, e loro seguendo l'opuscolo potevano fermarsi nelle chiese, nei palazzi, nei monumenti, nelle gastronomie, eccetera. Devo dire che queste persone sono rimaste meravigliate, per esempio della presenza di così tanti palazzi, 600-700. Abbiamo visitato in particolare Palazzo Bertucci, anche qui sono rimasti veramente impressionati a vedere questi affreschi, ma tutto il paese ha dato un'ottima impressione a molte di queste persone,
che praticamente non lo conoscevano sotto questo aspetto. L'iniziativa si è pertanto rivelata un autentico successo, con grande soddisfazione del Fondo Ambiente Italiano, che tra i suoi scopi statutari ha anche quello di organizzare manifestazioni di questo tipo. Il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, di cui appunto noi rappresentiamo qui a Parma con la nostra delegazione l'attività, è quella, la sua attività è quella di promuovere la tutela, di far capire quanto importante sia la protezione, oltre che la valorizzazione, di quello che è il nostro immenso, meraviglioso patrimonio storico, artistico, ambientalistico, della natura, insomma l'Italia. L'Italia ha un sacco di eccellenze meravigliose in tutti i campi, non spesso un po' snobbate, diciamo, dagli italiani, i quali vanno a cercarle magari altrove, non sanno che a casa loro invece ce n'è di fantastiche e che potrebbero essere appunto valorizzate e sfruttate, tra virgolette, nel senso potrebbero essere fonte di reddito se fossero utilizzate meglio. Ecco, il FAI cerca di promuovere questa specie di questa sorte di coscienza, di movimento nei confronti del patrimonio. Amiamolo, cerchiamo di conoscerlo meglio e usiamolo anche per farlo conoscere a quelli che ne hanno meno e quindi agli stranieri e quindi a quelli che del sud vengono a vedere le bellezze del nord e viceversa. Insomma, si creerebbe un grande movimento virtuoso che farebbe bene all'ambiente, al patrimonio e anche alle tasche, io dico, degli italiani. Al Centro Sociale Ricreativo di Bedogna, domani mercoledì 21, si terrà un incontro con il dottor Livio Verti che verterà sulle malattie cardiorespiratorie. L'inizio è per le ore 20:30.